un'associazione di volontariato che si chiama T-Genus, latino genere, perché gender, lo dico sempre, è stato abusato proprio come nome. Quindi è un'associazione che si occupa di tematiche transgender. Io stesso sono un uomo transessuale, nessuna vergogna di dirlo. Toccare il filo, ah, sì, si fa stimolare. Non si tocca, non si tocca. Si eccita il filo, non si tocca. E appunto dicevo, un uomo transessuale, non ho nessuna remora a dirlo, anche se ho concluso il mio percorso ormai da diversi anni, però ho la consapevolezza di dire e comprendere, insomma, che sono un uomo a 360 gradi, ma un uomo transessuale, perché non sarò mai un uomo biologico. Purtroppo tante persone che iniziano il percorso, sono nel percorso e finiscono il percorso, è un'idea rispettabilissima la loro, però penso che sia più un'utopia. Pensano che una volta finito il percorso sia o donne o uomini, ma lo siamo chiaramente, solo che non lo siamo geneticamente e non lo saremo mai, quindi bisogna essere felici di quello che si è senza cercare paradisi che non potranno mai essere. Quindi io sono tranquillamente orgoglioso e sereno, soprattutto più che orgoglioso, nel dire che sono un uomo transessuale. La nostra associazione si occupa principalmente di accogliere le persone, perché proprio in virtù della mia esperienza personale, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, però le cose sono migliorate ma ancora non sono cambiate proprio in meglio. Una persona transessuale, una persona che avverte un disagio e non sa dare il nome al disagio, quando si percepisce di un sesso opposto a quello biologico, si sente solo, si sente una persona, si sente un alieno, davvero. Ancora oggi le persone transessuali si sentono alieni, mentre noi come associazione la prima cosa che facciamo è accogliere, ascoltare e dire: guarda, non sei solo o non sei sola, non sei l'unico, non sei l'unica, hai una vita, un futuro, e quindi diamo speranza. È un peer to peer, come è accaduto a me nella mia esperienza, quindi quello che è accaduto a me e che mi ha fatto bene cerco di trasmetterlo insieme a tanti altri ragazzi e ragazze che fanno parte dell'associazione anche qui a Roma. E non lo so se devo raccontare la mia esperienza, no, iniziamo con la lettura, dopo mi stuzzicheranno, stuzzichiamo noi, Michi, perché vogliono che racconto sempre la mia storia, che è una storia abbastanza forte, però dico, la gente sarà stufa di sentire la mia vogliamo storia, vogliamo sapere della tua sessualità. Ma siamo in due stasera, va bene, ok. Io chiedo scusa per la voce, ma sono sotto antibiotici. No. Grazie. Non avevo mai pensato al cambio sesso, ma ho sempre saputo che dentro di me qualcosa non andava. Guardandomi allo specchio ogni volta, vedendo il mio seno estraneo a me, mi sono sempre sentito maschio. Non mi sono mai messo in costume perché mi vergognavo di non essere come gli altri maschi. Ho deciso dopo tempo di iniziare un processo di transizione. Sono finalmente un uomo, mi alleno molto e ho dei pettorali che fanno invidia. In palestra conosco lei, bellissima e di intelligenza disarmante. Parliamo molto e dopo una settimana le dico il mio piccolo segreto. Mi sorride e dice che ha sempre provato attrazione nei miei confronti e questo non cambia nulla. Aspettiamo che la palestra diventi deserta. Andiamo in doccia e ci sfiliamo i vestiti. Il suo corpo eccitante e perfetto e prova un'eccitazione forte, potente, mai sentita prima. È la mia prima volta da quando sono diventato un uomo e anche se non ho un membro maschile, sento di possederlo. L'avvicino a me e mi strofino al suo sedere e la sento eccitata, mi vuole. Le resto dietro, continuando a sentire il suo sedere sodo, sbattermi addosso. Con le mie possenti braccia la avvolgo e le tocco i seni. Li stringo mentre le bacio il collo.
Possederla mi fa sentire completo e lei è abbandonata a me e alle mie attenzioni. La giro e l'appoggio al muro mentre l'acqua le sfiora la pelle. La tengo ferma con una mano mentre con l'altra le penetro la vagina. Prima lentamente, poi con foga. Si contorce, mi chiede di scoparla velocemente e io lo faccio. Sono bagnato e le dico di leccarmelo. Non ho un pene, ma dentro di me io sento di averlo. Ed è lì, ed è ritto. Lei si abbassa e lo fa, guardandomi. Io la tengo per il collo e la spingo forte. Le vengo in bocca. Dopo un minuto lei è con le mie dita dentro la sua vagina e viene. Ci guardiamo e sorridiamo. L'abbraccio forte, quasi come a volerla ringraziare per avermi fatto provare, finalmente, le sensazioni che da anni, nei miei sogni, volevo provare. Credevo di non riuscire mai più a trovare qualcuno che potesse possedere i miei pensieri erotici. Ho perso un po' di amici e da un po' non mi considero forse attraente sessualmente. Mi iscrivo ad una chat, per curiosità. Tanta gente superficiale che nemmeno con i discorsi attira l'attenzione. Poi arriva lui. Fisicamente non è nulla di che. E anche la sua vita è mezza incasinata. Non so perché, ma lui mi attira. Iniziamo a scriverci ed è il momento in cui io devo tornare nella città in cui vivo e lui abita lì, mi vuole, mi brama. Aspetto giorni, mesi, ma alla fine decido di farlo venire da me. Sono ansioso di questa scelta. Spero io possa piacergli. Non sono in forma, ma lui ha giurato che adora chi di più. Arriva un messaggio, sono giù. Ok tesoro, respira. E non pensare a nulla. Sale in casa e sono in imbarazzo. Non so davvero come possa iniziare il tutto. A livello mentale non scatta nulla, non riusciamo a dirci molto. Non abbiamo interesse nel raccontarci qualcosa, no? La mente no, ma i nostri corpi sì. Si avvicina a me, abbassa i miei pantaloni e allarga il mio sedere. Sento la sua lingua accarezzare delicatamente l'ano ed è una sensazione strana. Uno sconosciuto mi sta eccitando. Sì, voglio capire se riuscirò ad avere sensazioni piacevoli. Oh sì, lui è molto capace. Sa ciò che mi piace. Da quel giorno ci siamo visti poche volte, ma l'altra notte è stata ipnotica. Alle 23 mi arriva un SMS. Ho litigato col mio compagno. Voglio vederti. Una sola parola. Vieni. Entro un'ora sarà da me. Guardo la mia coinquilina e quasi svengo. Non ho rapporti da troppi mesi. Forse non sono all'altezza. Mi butto. Dopo un'ora esatta citofona. Non mi scrive sul cellulare, mi citofona. Come voler sottolineare la sua presenza e la sua voglia. Apro. È in 10 secondi alla porta della mia casa. È ubriaco e quasi nemmeno mi dà un bacio sulla guancia. Sono troppo agitato per badare a questi piccoli particolari. Siamo nel letto, la camera è illuminata di rosso dalla luce della mia lampada di sale. Mi è sembrata la nostra prima volta. Lui mi guarda e scende giù, allarga il mio sedere e mi lecca dolcemente. Gli dico di leccarmelo e lui è lì felice che mi gira e lo succhia, voglioso di seme. Non passa molto tempo che gli vengo in bocca, liberandomi di tutta la voglia che avevo di lui ormai da tempo. Scende dal letto, mi tira verso di lui e inizia a penetrarmi il sedere. Lo sento coinvolto e gemo con lui. Ha paura di poter esplodere in poco tempo e mi si stende sotto. Io sono appoggiato con il viso sul suo membro. Mi bacia tantissimo, in modo compulsivo. Prende il mio viso e lo porta lì. Apro le labbra e inizio a leccarlo e sentirlo duro dentro di me. Mi chiede dolcezza. Vuole delicatezza e la ottiene. La sua cappella è nella mia gola e lui mi tiene delicatamente la testa. Siamo stati così per 20 minuti. Non era mai successo prima d'ora. Vuole venire e torna in piedi dietro di me.
Mi penetra un po' e dopo viene sulla mia schiena. 10 minuti dopo è andato via dal suo ragazzo. Sono contento di quel rapporto, ma andando via ha portato con sé una parte della mia sicurezza. Chissà se tornerò più da me, chissà se troverò mai più qualcuno capace che possa farmi sentire eccitante così. Allora, io direi, no? Voi avete visto la maleducazione? Ok, il nostro intento stasera era un po', magari brutta copia, di riprodurlo un po'. Per cui capisco l'imbarazzo che ci avete venire qua a raccontare la vita vostra, però se volete abbiamo qui Miki e poi abbiamo 3 persone che tutti i giorni lavorano su quella che è la sessualità, no? Se volete approfittarne, no? E fare delle domande a noi per quanto riguarda l'aspetto appunto della sulla psicosessualità e Miki su quello che vi ha raccontato, no? Anche se se qualcuno magari ha sentito risuonare qualcosa dentro mentre lui parlava. Per cui se avete delle domande, è un salotto, quindi non è che sono venuta qua a insegnare qualcosa. O se volete anche raccontarci qualcosa di voi, per esempio. No? Certo, tutti vanno al salotto erotico per dei fatti, esatto, sì. Tutti i giorni, no? Sì, lei sì, lei la vedo là che sta fremendo, vuole la parlare. Credo. Volevo fare una domanda. Sì. Ecco. Io non diciamo, ti sentiamo, vieni qua. Che sto facendo un percorso di camminata da poco. Avendo 50 anni non è facile, nel senso, anche perché io non ho avuto un colpo di fulmine, nel senso, non è avvenuto attraverso un innamoramento, ci sono state delle puntarelle, diciamo, però non mi sono mai spinta oltre prima, no? Perché da un po' questa cosa. La difficoltà di tutto questo è come se in qualche modo, cioè appunto, sembra sempre che devi interpretare un ruolo, no? Devi essere qualcosa, no? Devi essere maschile o femminile. E per me questo è difficile, nel senso trovare la mia, il mio modo di essere, per me è difficile. Piano piano, ecco, adesso io mi sto vestendo più maschile perché era quello che poi facevo da bambina e in questo io ho ritrovato me stessa, no? Questo essere un po' più così mi sento, anche perché io ho un carattere forte, capito? Mi sento più sciolta, più me stessa. Per esempio io mi ha colpito la seconda storia, no? Dove era la seconda, scusate, sono emozionatissima, anche perché parlare ad altre persone di questo non è facile. Io mi chiamo Donatella. Era quella di lei che si sente uomo, nel senso, per esempio io non sento di volere un fallo, però mi sento maschile in qualche modo, mi ha eccitato la sua storia, però io non ho l'invidia del pene, però e anche questo per me, ecco, quando tu l'hai raccontato a me mi ha colpito, perché ho detto, dico, ecco, ci sono delle parti di quella storia che io vorrei essere in quel modo, senza il fallo, però io vorrei essere quella che la prende e la, capito, la sbatte al muro in fondo. Ed è difficile, sai, questo ho capito, questa storia ho capito qualcosa di me stessa, di quello che voglio, e un po' mi ha aiutato. Grazie. Posso dire due cose? Intanto grazie Donatella della tua esperienza e di aver condiviso quello che stai provando. E siccome io sono una rompiscatole, mi ha colpito molto come tu abbia associato, non ti vedo, come tu abbia associato la forza al maschile e poi dici no, però non voglio un fallo, non mi interessa, non ho l'invidia al pene, quasi come se fosse invidia al pene necessariamente. E allora sarebbe carino giocare un po' sul maschile e femminile a questo punto, no? Cos'è il maschile, cos'è il femminile, cosa è per te maschile o femminile, al di là di quello che la società impone in qualche modo, no? Ci sono persone che non si sentono né maschio né femmina, o si sentono maschio e femmina insieme, o si sentono altro. E stai riscoprendo forse questa parte di te che avevi messo da parte per tanto tempo. E volevo solo dirti, approfitto della tua esperienza,
per dire che non necessariamente c'è un confine rispetto, no, alla, all'esigenza di avere un corpo differente, che è una cosa, dal vivere una fantasia sessuale che non prevede un cambiamento di quel tipo, ma che ti può eccitare anche se tu immaginassi di avere un pene eventualmente, no? O comunque è il gesto, magari, no? Tu dicevi mi piacerebbe prenderla, no? Come dire, sbatterla al muro, nessuno te lo vieta, anzi te lo consiglio, inizia, no? Potresti scoprire che questa parte di te, magari fino adesso sei stata molto femminuccia, no? E invece sei una camionista dentro e via fuori. E non serve il pene. Viva per le bucce! No, dicevo, non serve il pene per fare una cosa del genere, si può fare tranquillamente sentendosi donna, volendo. Qualche commento? Qualcosa che va colpito? Qualcosa su cui non siete d'accordo? Qualcosa che vi ha dato fastidio? Qualcosa, punto. Qualsiasi cosa? Niente. Vieni, Delia, vieni. Delia Vaccarello. Delia Vaccarello, una grande, vieni, vieni sopra. Vieni. No, grazie, no, stai. Grazie a Donatella, vero? Perché in effetti ci vuole un po' di intraprendenza per venire qui a dire questa cosa. E, non c'è bisogno, diciamo così, di associare la voglia di avere una relazione, anzi il desiderio, al fatto che questo desiderio possa avere necessariamente un genere. Il desiderio è il tuo desiderio. E noi siamo stati, noi femmine, diciamo, però insomma pure i maschi hanno 800.000 prigioni, siamo stati in genere cresciuti e cresciute come l'oggetto dell'altro, no? E credo che eroticamente possa anche succedere che magari ci facciamo accendere dal desiderio dell'altra persona. E invece prendere nelle nostre mani, nella nostra lingua, nel nostro grembo, tutto quello che abbiamo, grazie a Dio, e vivere in prima persona il desiderio, beh, insomma, è una bella avventura. Che cosa possiamo rischiare? Che l'altra ci dice di no? E vabbè, ma comunque è sempre meglio viverlo il proprio desiderio. Perché spesso noi ci facciamo, no, una serie di cose, posso essere rifiutata. E va bene, ok. Però, ripeto, io insomma sono cresciuta, non credo solo io, col fatto che camminavo per strada e magari ero oggetto di sguardi maschili, no? E poi succedeva anche che quello sguardo un pochettino mi entrava dentro, un po' mi tentava, perché quello era il desiderio. Io sono nata a Palermo, si sente, cioè sono andata secoli fa, però sono contenta che si continui a sentire. E allora il desiderio del maschio in qualche modo però mi tentava, forse perché mi tentava e basta, no? Però forse anche perché in fondo era l'unica sessualità che si vedeva, no? E allora veramente, cioè, grazie della tua testimonianza e anche di quel piccolo scivolone, no? Cioè, L'invidia del pene lasciamola perdere perché è una cosa troppo complicata, no? Cioè è fuori da questo contesto. Però invece è molto interessante viversi così. Poi tu dicevi ho avuto cottarelle, no? Però è bellissima questa cosa, che tu dicevi ho avuto cottarelle, però nel sentire quella storia, che non era una storia da cottarella, ma era una storia a tinte forti, ti sei identificata e quindi vabbè, ok, grazie. Maschietti, ma che domanda, voi ce l'avete l'invidia del pene? No? Quello più lungo, non ci scandalizziamo, in una società dove le donne si rifanno il seno, tanti uomini si rifanno il pene, eh? Con l'asticella massimo 2 cm in erezione possiamo migliorarlo. C'è qualcuno?
mai nessuno ha avuto una defaillance, tutti bravi, eh? Sempre tutti e due venite a letto, non sia mai che soltanto uno e l'altro no, non sia mai che volete farli attivi, invece trovate sempre persone che vogliono essere attivi solo loro. No, no? O il contrario. Niente? No, per noi invece il sesso, per le persone transessuali, il sesso veramente è un po' un problema, perché è vero che oggi, come diceva Paola, non ci sono confini fortunatamente, quindi ci si può sentire tranquillamente più o meno maschi, non avendo, diciamo, vabbè, perché forse io sono troppo alfa per dire. Sei alfa, sei binario. Sono binario. Tu sei il maschione, capito? Sono il maschione binario, però dico, si può sentire anche maschi, diciamo, tranquillamente e serenamente, accettando il proprio involucro, lo chiamo io. Mentre per chi è proprio transessuale binario, diciamo, come me e come tanti, per noi è un po' un problemino, soprattutto, diciamo, per i maschi transessuali, perché il pene nell'uomo è sempre il punto di fissa proprio, e quindi facciamo uno sforzo notevole proprio per superare questa defaillance che la vita ci ha dato, però, diciamo, facendo un grande lavoro su noi stessi riusciamo a superarlo. Io vi dico che quando ancora pensavo di essere una persona omosessuale, che non mi accettavo assolutamente perché sentivo di non essere una persona omosessuale, era tra virgolette un'etichetta che non mi apparteneva, però non riuscivo a capire dove collocarmi, perché non conoscevo assolutamente il mondo del transessualismo, non capivo cos'era l'identità di genere, c'era una grandissima ignoranza un po' di anni fa. E quando facevo sesso lo facevo con le mutande, e addirittura quando quelle poche volte che mi facevo toccare da sopra le mutande, perché le mutande in qualche modo nascondevano in realtà la mia sessualità, ciò che il mio corpo esprimeva esteriormente, o che voleva esprimere soprattutto attraverso l'anima, attraverso il sesso biologico purtroppo venivo smascherato, quindi evitavo anche io di guardarmi allo specchio, perché proprio assolutamente non accettavo questa parte del corpo, del mio corpo. Fino a quando appunto poi non c'è stato l'avvento del web, e attraverso internet ho conosciuto persone che avevano fatto questo percorso di transizione o che erano nel percorso di transizione. Quindi questo mi ha portato comunque a capire la mia strada, cioè cosa ero, non qual era la mia strada, realmente. Cos'era il disagio che avevo vissuto da quando ero piccolo, da quando ho iniziato a capire il sesso? Io già a 5-6 anni, quando andavo dalle monache a scuola in una classe di femminucce, quando c'era l'orario della ricreazione dove si andava in bagno, io assolutamente dovevo guardare nelle mutande per capire e dire che cosa c'hai tu, che cosa c'ho io, per capire ma io sono diverso da te. E poi mi rendevo conto che avevo la stessa cosa, mentre guardavo mio fratello che ne aveva un'altra, e questo ha iniziato a instaurarmi un disagio e un'insicurezza che mi ha portato poi ad essere una persona molto arrabbiata. Non ero cattivo, perché non sono mai stato una persona cattiva, ma una persona irrequieta e arrabbiata con la vita sicuramente. Questa rabbia è cresciuta negli anni, perché quando sei piccolo pensi che qualcosa possa cambiare, e allora pensi che magari domani ti svegli e ti svegli con questo piccolo pene che poi crescerà con te. Questo non accade mai, però poi accade il giorno dell'adolescenza dove inizia a venire il ciclo e inizia a crescerti il seno, ed è uno dei giorni più da incubo della propria vita, perché in quel momento non hai
nessuna scusante, non hai più nessuna speranza, non dici, non puoi più pensare e dire domani mi sveglio in questo modo, assolutamente. E quindi diciamo quel momento è stato così drammatico per me, e purtroppo la maggior parte delle persone transessuali che non hanno quell'accoglienza giusta al momento giusto, quindi secondo me va accolto subito già dall'infanzia, ti porta comunque a voler non vivere, quindi a cercare un percorso di autodistruzione che può essere l'anoressia, la bulimia, l'alcol, nel mio caso è stata l'eroina. E quindi ho iniziato subito questo percorso di eroina alternativo al ciclo e al seno, quindi ho detto devo fare qualcosa per distruggermi, perché non amo questo corpo, e quindi ho iniziato questo percorso di autodistruzione lento, perché probabilmente avevo paura di morire, perché sennò l'avrei fatta finita in altro modo. Un percorso che mi ha portato, ovviamente, avendo un'identità marcatamente maschile, non a prostituirmi per procurarmi la sostanza stupefacente, ma ad andare a rubare, a spacciare, e chiaramente questo mi ha portato ad andare in carcere più volte, quindi tantissimi anni della mia vita sono trascorsi tra le mura di una cella. Poi ci sono stati gli anni 90, dove c'è stato il boom dell'HIV, e là c'era proprio l'inconsapevolezza, quindi questo periodo di tossicodipendenza e quant'altro, questa grandissima sofferenza mi alleviava la sofferenza principale, quindi io non pensavo più al disagio, non pensavo più alla sofferenza, mi vivevo tra virgolette serenamente quella cosa, perché l'avevo accantonata, perché avevo altre sofferenze mi ero procurato. E quindi diciamo purtroppo negli anni 90 ho contratto anche il virus dell'HIV, negli anni 90, che sto dicendo, nell'85 ho saputo di aver contratto il virus dell'HIV, perché era il periodo dove era la malattia degli omosessuali e dei tossicodipendenti, e quindi iniziarono a farci il test incrociati a omosessuali e tossicodipendenti, quindi nell'aprile dell'85 mi dissero sei sieropositivo. Là non me ne fregò più di tanto, perché il mio obiettivo era distruggermi, quindi la presi proprio quasi serenamente questa storia. Quindi ho continuato la mia vita nella tossicodipendenza, a fare tutti i casini possibili e immaginabili, a entrare in carcere, uscire, un anno, tre anni, e la mia vita è andata avanti così, fino a quando siamo arrivati nel momento in cui c'è stato l'avvento del web, dove quando io non giustifico tutti, giustifico la mia famiglia perché non avevano gli strumenti, giustifico gli educatori di all'epoca perché pensavano, chissà che cosa pensavano, che fossi solo una bambina problematica, una bambina incazzata con la vita, chissà, forse perché i genitori litigavano tra di loro, perché si separarono, ma non era assolutamente quello il problema, il disagio non veniva colto perché non c'erano gli strumenti giusti. Quindi diciamo il momento della mia rinascita è stata quando ho avuto la consapevolezza, quando ho avuto le informazioni, quando mi sono stati dati gli strumenti per riappropriarmi della mia vita. E lì diciamo è iniziata la mia rinascita, già in quel momento, quando un mio amico si è tolto la fascia che gli conteneva il seno. Se la tolse e disse mettiti questa fascia, rimettiti la maglietta, io mi misi questa fascia, mi misi la maglietta e mi riconobbi. E là il mio cuore iniziò ad aprirsi, quindi è iniziato il percorso di transizione, e quindi il percorso canonico, che è giusto che sia con il supporto psicologico, che deve risolverti prima tante altre problematiche che tu hai, che sono una conseguenza della problematica principale, ma devi comunque risolverle. Quindi contestualmente ho conosciuto la mia attuale compagna, al di fuori di tutte le situazioni negative che io mi vivevo, perché poi nella mia vita le compagne che io trovavo erano sempre all'interno
del circuito della tossicodipendenza, perché avevo voglia proprio di autodistruggermi e non mettevo proprio il naso fuori da quello che poteva essere una vita tra virgolette normale. Quindi ho iniziato questo mio percorso psicologico, ormonale, chirurgico, e poi ho cambiato il nome e tutto, e mi sono sentito in dovere, potevo anche dire sì, ma chi se ne frega, dopo tanta sofferenza, anni di galera, tutto questo, adesso mi normalizzo, e invece mi sono sentito in dovere di dare un minimo, di restituire un minimo di quello che magari ho tolto alla società e di quello che mi è stato fatto. Posso farti una domanda, sì. Vicky? Com'è cambiata la tua sessualità da prima, quando sapevi... parlando della sessualità e me ne sono andato pure, scusate, mi hanno andato sempre... Io ti riprendo per i capelli. Sì. No, è molto interessante vedere, visto che tu parlavi già prima del fatto che non ti spogliavi di fatto, sì. No, che al massimo ti potevano toccare solo tramite un filtro, no? Com'è cambiata nel tempo? Com'è cambiata rispetto poi al prendere consapevolezza anche del tuo corpo, che è un corpo in origine femminile, no? E quindi non è cambiato nulla a un certo punto del tuo corpo? Il corpo biologicamente ho acquisito consapevolezza e sicurezza in me, il percorso mi ha aiutato a capirmi e a rendermi conto comunque che ci sono dei limiti che non appartengono alle persone transessuali, ma i limiti ci sono per tutti, quindi magari quello è mio e me lo gestisco tranquillamente, me lo tengo. Prima, come dicevo, facevo l'amore attraverso le mutande, il filtro era quella barriera che non doveva essere assolutamente superata. Poi piano piano ho iniziato comunque a essere me stesso, quindi diciamo mi metto tranquillamente a nudo e faccio l'amore serenamente con tutto il mio corpo, diciamo. E sicuramente, se devo essere onesto, non è la parte che amo in assoluto. Io lo chiamo il ficazzo, lo dico sempre, un incrocio tra fica e cazzo, e non ho un amore proprio, però sto benissimo così, mi va bene così, come dicevo, diciamo, quello è il mio limite, che comunque non mi impedisce di vivere una vita serena e soprattutto una sessualità appagata a 360 gradi. Devo dire che ho avuto riscontri, io ho una compagna che non ho mai tradito perché mi sta sempre addosso, non ho avuto la possibilità. Ma per questo. E anche perché è qui che c'è tutta, quindi. Però diciamo che non ho alcun problema nell'interfacciarmi con donne che comunque mi corteggiano, ma anche uomini, e sanno, diciamo, della mia situazione biologica, perché io ho fatto tutti gli interventi possibili e immaginabili, diciamo, dei tratti primari della chirurgia, quindi seno, utero, ovaie, però non ho fatto la ricostruzione della falloplastica, però questo non è un problema, me lo vivo ancora giorno dopo giorno, non è un problema nell'interfacciarmi con sia con l'altro sesso o con il mio stesso sesso maschile, diciamo, di identità di genere. Quindi la mia sessualità si è molto aperta perché ho acquisito sicurezza in me stesso, la mia autostima è cresciuta tantissimo e quindi non ho alcun problema. E penso che di sesso bisognerebbe parlarne molto di più, e non capisco perché ancora il sesso è un tabù oggi, se poi scopano tutti. Cioè, fosse una cosa che non la fa nessuno, dice madonna mia, non ne parliamo. Cioè, il sesso, tutti fanno sesso, però nonostante tutto ancora quando si parla di vagina o di pene si fa ancora la risatina, non si capisce ancora perché. Non sai, voleva fare una domanda. Gli amici del Mieli mi scuseranno, ma sono rimasto qua, insomma, ecco. Allora, spalle a qualcuno, però rischio il pilastro. Allora, aspettate che mi levo qua, questione perenne. Allora, vi racconto una storia perché calza, diciamo, un po', calza proprio con quello che stiamo, di cui stiamo parlando. Allora, novembre di quest'anno ho avuto un'esperienza che non avevo mai avuto in vita mia.
Io sono omosessuale, non ho mai fatto sesso con donne, perché non è capitato, semplicemente. ero un po' impacciato, un po' un bamboccio quando ero piccolo, quando ero ragazzo, alcune ragazze mi hanno corteggiato, c'è stato qualcosa, ma mai sesso. Bene, poi mi sono scoperto omosessuale, ho avuto la mia... adesso sono tranquillo, fidanzato, insomma, in una relazione aperta. Bene, allora, che succede a novembre? Assemblea dell'ILGA, conoscete l'ILGA, no? International Lesbian Gay Association, ero andato là, Varsavia, e tante persone da tutta Europa, attivisti, attiviste, insomma, scusate, vi do le spalle. Mi siedo qua, che così siamo più, ecco. Allora, insomma, succede che incrocio nei vari corridoi un ragazzo molto carino, ci scambiamo due sguardi tra un workshop e l'altro, tra una riunione e l'altra, e si capisce subito che c'è un'attrazione. Bene, festa finale alla fine della quattro giorni di incontri e cose varie, si va in un pub, in un disco pub, ci ritroviamo in pista a ballare, parte questo approccio. Lui aveva una camicia molto, che gli stava leggermente larga, e una giacca che lo copriva. A un certo punto ci abbracciamo e io gli faccio: perché non ti togli la giacca? Lui mi risponde in inglese: you know, as a transgender guy I don't feel so comfortable if I don't know the environment around me. Cioè non si sentiva tranquillo perché eravamo in Polonia. Ecco, quello era il punto. Nonostante fosse un ambiente protetto, ma c'era un gruppo di attivisti, di persone comunque della comunità, ma sì, tra Bruxelles e Varsavia per lui cambiava la situazione. Ecco, ho avuto un momento di folgorazione, ho detto: e mo che faccio? Proprio così. A un certo punto il ragionamento immediato che mi è venuto è: l'ho guardato in faccia, ma questa ragazza a me piace, che devo fare? Qual è il problema? Nessuno. Lo guardo e gli faccio: esatto. Allora si è levato questa giacca e effettivamente di sotto c'era un seno. No, sostanzialmente aveva fatto i caratteri secondari, aveva la barba e tutto quanto, però aveva ancora un seno e non aveva fatto operazioni di falloplastico o quant'altro, quindi. Però vi ho spoilerato una parte del seguito, vabbè. E insomma, alla fine inizia questo, ci abbracciamo, iniziamo a baciarci, tutto quanto, finisce questa serata in discoteca e progettiamo di andare in albergo, perché eravamo in due alberghi diversi, abbastanza vicini. Io che, come vi dicevo, vivo questa relazione che io non chiamo nemmeno aperta, mi piace definirla dinamica, perché l'idea della relazione aperta sembra che è incompleta, no? Invece io la chiamo dinamica, cioè mi sono inventato questo termine, perché giustamente il mio fidanzato dice: ma perché dobbiamo dirci coppia aperta? Ma siamo una coppia e basta. Io dice: sì, ma ho capito, tu stai già nel 3050 dopo Cristo, qua insomma non è che tanto comune, qualche cosa ce la dobbiamo inventare. Allora la coppia dinamica, arriviamo all'1:30 in albergo, chiamo il mio ragazzo e gli faccio: amo, stasera forse succede una cosa pazzesca. Gli spiego la situazione e gli fa: oddio, lavate bene dopo. Passo dall'albergo, arriva lui, cioè mentre stavo nel mio albergo, arriva lui nell'albergo mio e andiamo nell'albergo suo. A novembre a Varsavia alle 3 di notte, anche un chilometro, cioè io penso che in quel chilometro a piedi di essermi congelato, infatti mi c'è voluto proprio il momento di... Vabbè, arriviamo nel suo albergo, inizia tutta questa situazione, ci spogliamo, ci mettiamo sul letto, lui si leva questa camicia e devo dire che nel vedere quello che ho visto, cioè un seno, per la prima volta dopo averlo visto in una miriade di film porno quando ero piccolo, perché poi cominci a vedere i porno etero e ti accorgi che guardi più lui che lei, questo penso che sia successo praticamente a tutti e a tutte, anche sul rapporto tra le ragazze e la pornografia non mi spingo oltre perché ne so poco e poi probabilmente anche diverso, qui c'è un altro universo da aprire, suppongo, quindi non mi spingo in cose che non so, comunque a tanti ragazzi è successo così.
devo dire che non mi fa alcun effetto non mi fa nessun effetto di repulsione, perché quello poi l'ho pensato dopo, io quella persona l'avevo identificata in un determinato genere, cioè era l'approccio visivo, facciale, che proprio era, mi aveva stimolato magari quell'idea in mente, e quindi non cambiava, cioè si era creata una tra il senso della vista, il senso del tatto, il senso dell'odore, si era creata una chimica che funzionava al di là di determinate forme. Insomma, cominciamo a baciarci, eravamo tutti e due distesi. A un certo punto volano via queste mutande, però eravamo ancora viso a viso distesi. Bene, a un certo punto lui mi fa: se non vuoi andare oltre ci fermiamo. Io ho detto: no, oh, stai scherzando, che è sta storia? Una volta sono arrivato fino a qua. Allora, lì però ci è voluta una botta di coraggio, perché era l'ignoto per me, no? L'ignoto, cioè il salto, cioè le caravelle di Colombo nella rata. Immaginiamo con la lucina qui che vai tipo speleologo praticamente. Ti dico cosa è successo. Allora, io porto gli occhiali, mi ero levato ste lenti a contatto perché non ce la facevo più in albergo, ci metto gli occhiali, sti cavoli. Che vabbè, occhiali sul comodino. Allora, io mi alzo, prendo gli occhiali dal comodino, mi alzo dal letto, faccio il giro, lui apre le gambe e io mi fiondo proprio come hai detto tu, a esplorare questo universo. C'è nessuno. E devo dire che è stato molto bello, perché mi sono reso conto di tutte quelle, almeno era un ragionamento molto empirico, perché non sono un ginecologo chiaramente, però mi sono reso conto che ci sono effettivamente delle componenti biologiche che sono simili. Cioè c'era una clitoride effettivamente sviluppata che assomigliava leggermente a un glande. C'era una sensibilità interna a livello muscolare nel momento dell'eccitazione che è simile anche a quella dei maschi biologici. E quindi devo dire che mi sono impegnato e lui è stato tanto contento del mio impegno là sotto. Ecco, devo dire che proprio gli è piaciuto proprio. E poi è finita bene, è finita in un rapporto assolutamente completo. È stata la mia prima esperienza. Adesso io non posso dire che ho avuto un'esperienza con una donna, perché non è sbagliato, ma ho avuto un'esperienza con una vagina, quello sì. Ecco, quindi esatto, quello sicuramente, esattamente. E questo è devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa. E tra l'altro poi ogni tanto lo sento, lui, eppure lui è fidanzato e dovrebbe venire a Roma quest'autunno col suo fidanzato, quindi sicuramente ci rivediamo pure. Insomma, per dire che c'è una un'infinità di sfumature nella sessualità. E poi va sottolineata una cosa, secondo me, noi rimaniamo colpiti prima, secondo me, più dal genere che dal sesso, correggimi Paola, e da probabilmente anche dall'espressione del genere che ci coinvolge nel primo impatto. Poi ovviamente c'è tutto l'aspetto carnale, però questo lo dimostra. Noi siamo colpiti dall'atteggiamento, dall'espressione del genere, dal genere che interpretiamo in una persona. E quando si ha la capacità di andare oltre la famosa comfort zone, poi si scoprono cose che non ci immaginiamo nemmeno, ecco. Insomma, volevo condividere questa cosa perché mi sembra proprio la sede giusta, ecco. Bravo, giustamente. Qualcun altro? No, vabbè, io quando parlavi ho pensato a Marilena, qui alla moglie di Miki, perché Miki ha scritto un libro su Miki, Resto Umano, e nella tua prima presentazione a me ha molto urtato quel sociologo che a un certo punto esordì dicendo che Marilena era lesbica, ma non è assolutamente così, perché Marilena ha sempre visto appunto il genere, quindi l'uomo che c'è oltre quel corpo. Ho fatto questo volo, esatto, cioè non c'è, sì, anche perché dobbiamo andarci a cambiare. Grazie a tutti e tutte, mi raccomando, parliamo più e scopriamo di più anche.
Venus, chiunque ci vuole contattare per qualsiasi informazione noi ci siamo.